Buongiorno a tutti, sono le ore 9:15, apriamo la seduta della commissione quarta di oggi, procedendo con l'appello e la richiesta per i consiglieri che dovessero necessitare di giustifica di volerlo comunicare. Grazioli, Presente senza discutere. Bedoni, Burgio, Presidente, buongiorno. buongiorno, Corrente, Buongiorno, presente con attestazione, grazie. Cucunato, Sì, sono presente con giustifica dalle 9. De Iulis, Buongiorno, presente con attestazione. Sotillo, Presente. una seconda chiamata per il consigliere Bedone. Prego, presidente, a lei la seduta. Grazie, è stato dato il numero legale. Noi iniziamo la seduta dal punto numero 1 del giorno, che è il verbale dell'approvazione. Allora, io direi di sospendere il verbale in modo da approvare e passare al punto. Grazie. Interrompo. 43, eccoci di nuovo in registrazione. La seduta riprende. Presidente, mi dica lei, io farei un appello. Sì, se vogliamo rifare un Ok. appello, è un appello e poi Ok. passiamo all'approvazione del verbale. Grazie. Graziali. Presente. Bedoni. Buongiorno, presente all'incirca dalle 9:30 senza giustificazione. Senza giustifica. Ok. Burgio. Corrente. Burgio c'era, però. Sì, no, Burgio c'è il presente. Burgio. Ah, Ok, eccolo. Continuo a perfetto. scusarmi. Grazie, grazie. Perfetto. Cucunato. Presente. Ok, De Iulis. Sì, presente. Sotillo. Presente. Ok, tutti presenti, prego, Presidente Grazioli. Grazie, grazie. Allora, io direi di passare all'approvazione verbali. Penso che tutti i consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo, quindi se hanno apportato delle modifiche, Sì, ce lo Presidente, dicono molto così. velocemente. Sì, consigliere Negri. No, molto velocemente. Allora, su quello che era rimasto vecchio di aprile della congiunta, no, nulla da dire. Sull'ultimo verbale ho fatto una piccola correzione, sul periodo, quindi ho rimandato via chat l'intero periodo, che secondo me almeno si può fare copia e incolla. Grazie, consigliere De Iulis. Altri consiglieri vogliono intervenire su modifiche al verbale? Allora, acquisiamo queste modifiche del consigliere De Iulis e direi che possiamo dare per approvato entrambi i verbali, perché uno era di una congiunta con la commissione quinta d'aprile e l'altra invece era quella della settimana scorsa, quindi molto più vicino. E quindi allora direi di poter dare per approvato i due verbali emessi oggi in visione alla Commissione. Allora, invece passiamo al punto numero 2. Allora, era importante un attimino fare un check su quello che si è fatto e poi di passare avanti invece su quello che farà poi successivamente la Commissione. Quello che si è fatto, abbiamo fatto un po' di controlli su quello che era stato aperto da aprile ad oggi, era stato un po' richiesto un po' dai consiglieri della commissione e abbiamo iniziato. Ci sono delle cose che ancora devono essere chiuse, che mi chiuderanno perché ho mandato delle note alla direzione tecnica specialmente per quanto riguarda, stanno accertando delle cose per lo 09 per quanto riguarda l'occupazione dell'area parcheggio, se c'era area cantiere, se non era cantiere, questo lo stanno risolvendo e mi arriverà poi una nota che sarà mia cura poi mettere a voi girarla a voi oppure riferire in una prossima commissione, se mi arriva per la commissione prossima. Prima della chiusura riferisco, se poi mi arriva dopo vi invierò una nota ai consiglieri della commissione in modo da rendere, da chiudere anche quell'altro tassello e capire cosa si farà, cosa succede con quella struttura. Quindi vediamo quella cosa lì. Invece quello che sarà invece il futuro, cioè diciamo il dopo l'estate, quest'estate lavoreremo sicuramente, io in prima persona inizierò a fare una serie di lavori che
che vorrò coinvolgere anche voi con delle mail fino al 5 agosto, poi sospendiamo perché è giusto che ci prendiamo un attimino di pausa e stiamo un po' con le nostre famiglie dopo un anno abbastanza intenso di lavoro anche a livello politico, ma ognuno di noi qui presenti ha anche il lavoro che gli dà poi da mangiare nella vita, quindi è giusto che sospendiamo e che arrivi quel periodo e sospendiamo, però io sicuramente continuerò a lavorare, anche che avendo un po' più tempo libero anche dall'altro lavoro, lavorare sicuramente a delle risoluzioni che vi enuncerò adesso. Sicuramente lavoreremo alle risoluzioni per quanto riguarda la sistemazione, per quanto riguarda le attività commerciali dei rifiuti all'esterno delle strutture commerciali, che in realtà da protocollo AMA dovrebbero stare all'interno dell'attività commerciale. Lì dove quindi verrà fatto un controllo dalle autorità, quindi la polizia municipale insieme ad AMA, verrà fatta a tappeto a tutte le attività commerciali, lì dove si dimostrerà, si vedrà visivamente che non c'è una possibilità di porre all'interno della struttura commerciale i secchioni dell'immondizia, perché vedete tutti, girando un po' tutti, vi rendete conto, oltre il momento e di questo la maggioranza si scusa con i cittadini perché è un momento particolare di AMA cui noi ci prendiamo anche le responsabilità, anche se non sono nostre ma è della società partecipata, però purtroppo ricade su di noi e noi le responsabilità ce le prendiamo, però se fate caso anche nei tempi in cui andava meglio in realtà questi secchioni lungo la strada che vanno a occupare anche addirittura a volte anche dei posti auto che già sono tanti carenti nelle zone ad alta intensità commerciale, specialmente quelle zone, le vie del commercio che ne abbiamo votato, quindi vogliamo iniziare a dare un senso al lavoro che è stato fatto in commissione anche con degli atti che erano delle risoluzioni, quindi portare avanti quel discorso, quindi andare a verificare la possibilità di posizionare questi secchioni in immondizia o lì dove non c'è possibilità di raggruppare una serie di attività commerciali e fare a loro spese su suolo pubblico, dando un pezzo di suolo pubblico di marciapiede, chiuderli in delle strutture, in delle isole ecologiche che non siano di impatto visivo e di bruttezza all'interno delle nostre strade. Quindi questo sarà poi una delle risoluzioni che andremo a fare assolutamente, quindi andare a sistemare il degrado in poche parole in queste storie. Abbiamo chiesto a bilancio ulteriori fondi proprio da destinare anche alle vie del commercio in modo da andare ad attuare quella risoluzione, abbiamo dato ormai un po' di tempo fa, e quindi chiudere quel cerchio sul quanto riguarda il commercio. Poi per quanto riguarda invece il verde, sicuramente chiuderemo le risoluzioni che riguardano la possibilità di ampliare insieme con un lavoro che verrà fatto insieme alla Commissione 1, di ampliare la possibilità dello sport, di impiantare impianti sportivi proprio all'interno delle aree pubbliche, quindi all'interno di parchi. Portare avanti una risoluzione e una mozione che poi noi faremo nostra, porteremo avanti, anche perché sono uno dei firmatari insieme al Consiglio Bedoni, di destinare, lì ho preso dei contatti anche con quanto riguarda il PAU, per vedere se nelle more della realizzazione di quel parco che verrà fatto a Castellaccio, se in quelle more riusciamo a svincolare dei fondi per fare l'area playground dove c'era una volta invece l'area giochi di Castellaccio, che poi fu tolta nella giunta precedente. Quindi quest'altra cosa qui. Quindi questo sarà un po' più o meno il nostro lavoro del futuro, cioè andare a creare delle risoluzioni che andranno un po' sia sul commercio che sulle attività sportive, andranno un po' a finalizzarsi a settembre, ad iniziare poi un lavoro su queste sistemazioni di questi atti, e quindi portare avanti questa linea che un po' si era delineata, e quindi chiuderla, e lì dove non si è realizzata spingere con ulteriori atti politici la realizzazione, come per esempio quelle delle vie del commercio, riprenderla, anche perché sono stati chiesti da notizie certe da parte dell'assessore al commercio, sono stati chiesti ulteriori fondi proprio da destinare a queste aree. Poi ci sono delle informative invece che darò adesso, che saranno a breve, inizieranno per quanto riguarda i mercati, no? Noi abbiamo votato qualche mese fa
le piantine per quanto riguarda i mercati bisettimanali, no? I mercati su area di parcheggio, da cui abbiamo destinato anche una nuova area che era quella di Castel di Leva, no? Largo Montanari. Inizieremo anche lì le opere di restyling di quelle aree, no? Noi ci siamo detti che all'interno di quelle aree, che poi andranno a bando, inizieremo all'apposizionamento tutte quelle strutture che noi abbiamo votato, no? All'interno, quindi la fontana, il bagno chimico, quindi tutte quelle strutture, le panchine inizieranno nel periodo di agosto, inizieranno questa serie di lavori che poi verranno terminati a settembre per quanto riguarda l'abbellimento di queste aree sulla base di quelle planimetrie che noi abbiamo votato. L'oggetto Largo Montanari resta sempre quella problematica che emerse, no? E che abbiamo fatto anche alla risoluzione, facciamo anche un emendamento di consiglio su suggerimento del consigliere De Iulis, quindi quell'area sarà l'ultima ad essere realizzata, ma si parte invece da quelle dove noi abbiamo già una certezza che ci sia tutto a posto per quanto riguarda il posizionamento degli stalli e quindi delle strutture di abbellimento e di servizi che saranno messe all'interno di questi mercati all'aperto. Poi volevo ricordare che oggi siete comunque tutti invitati, ma penso che lo sappiate già, perché è un po' di giorni che gira, più di un po' di giorni, una decina di giorni, che stasera alle 18 alla Vaccheria ci sarà la presentazione del restyling dei mercati plateatici, in questo caso, quindi parliamo dei mercati plateatici. Stasera noi presenteremo con l'assessore e con la presidente alla Vaccheria alle 18 la progettazione di quelli che saranno i mercati del nostro municipio. Tramite, se vi ricordate, quella convenzione che fu fatta con l'Università di Architettura La Sapienza, finalmente la progettazione è stata chiusa e quindi stasera presenteremo quello che saranno il futuro dei nostri mercati plateatici. All'interno di questa raffigurazione, se venite poi vi rendete conto non solo per ascoltarci ma anche per vedere effettivamente le piantine e gli studi tecnici e scientifici che sono stati fatti su queste strutture, vedere poi anche un po' quella che era la nostra linea, no? Di portare avanti i mercati plateatici, trasformarli, come sempre abbiamo detto, all'interno delle soluzioni, anche all'interno del piano del commercio abbiamo votato, delle grosse agorà, quindi tornare un po' indietro nella filosofia del mercato, quello che era di una volta dai romani ai greci, fino ai tempi nostri, un centro di aggregazione dove si può trovare quello che sono i servizi, oltre che le attività commerciali di vario genere, al food, alle verdure e ad altro, che serve proprio per quindi questa nuova filosofia, che serve proprio per riavvivare, quindi per dare nuova linfa, creare un nuovo sistema, un nuovo tessuto commerciale all'interno di questi mercati, in modo da darne una nuova vita, perché agli occhi di tutti, cioè, ormai i quattro mercati plateatici, tanti hanno grosse difficoltà, ci sono degli stalli vuoti all'interno, quindi si cerca anche con questa nuova idea di progettazione, che ha uno studio alle spalle abbastanza tecnico e scientifico, come dicevo, perché si è andato a vedere anche tutti i servizi che ci sono e che dovranno essere messi nelle immediate vicinanze, proprio per creare, per dare l'idea di mercato come centro pulsante di un quartiere. Quindi noi ne abbiamo quattro, quindi abbiamo un bel po' da fare, e quindi stasera alle 18 presenteremo finalmente la stesura finale della progettazione dei mercati plateatici, quindi quali saranno i mercati del futuro del nono municipio, quindi quale sarà il futuro dei mercati. Poi, per quanto riguarda altri lavori che faremo, sicuramente sul turismo riprenderemo da settembre, quanto riguarda anche il colloquio, i contatti con Euro S.p.A., che devono essere già presi, perché è l'unico ente che non abbiamo ascoltato per chiusura di tutte quelle problematiche emerse ad aprile, quindi vedremo lo stato dei fatti per quanto riguarda Acquario, perché spero che la vicenda sia andata avanti per quanto riguarda l'Acquario, ma anche per quanto riguarda le due aree di proprietà di Euro S.p.A. che persistono su strutture invece di Roma Capitale, quale il CIP e quale invece Tre Fontane.
capire poi anche come sta andando la spesa, forse la faremo questa commissione, una congiunta, faremo un po' di congiunta anche con la commissione PNRR, perché lì c'erano tutti i fondi di Caput Mundi, e quindi capire anche come Eurospa sta iniziando a spendere, come ha indirizzato la spesa verso questi, per l'utilizzo di questi fondi, per quanto riguarda proprio la parte del turismo. Sappiamo benissimo che parte di quei fondi erano destinati all'ampliamento dell'offerta turistica sulla zona del quadrante centrale dell'Eur. Quindi capire anche un attimino come si sta andando avanti, non solo, visto che hanno iniziato dei lavori di restyling dei marmi specialmente dell'area dell'ex palazzo, cioè del primo palazzo dei congressi, quello, diciamo, quello del 43, e quindi capire un po' come si andrà avanti da parte di Eurospa su quella situazione. In più, dobbiamo capire anche un attimino insieme, perché si stanno portando avanti delle novità per quanto riguarda sia il DOM 9 sia le aziende che si stanno iniziando a creare con le attività, con il nostro tessuto commerciale, diciamo, i vari alberghi che persistono come l'AMA, cioè l'Hilton sulla nostra zona, ma anche Palombini e altre attività che stanno siglando degli accordi commerciali. Quindi capiremo, anche sentendo l'assessore, come sta andando avanti la situazione quando riguarda il DOM 9 e le altre attività commerciali nel nostro territorio, che stanno creando delle sinergie, e quindi vedremo anche come stanno andando avanti queste sinergie tra le attività agricole, il tessuto agricolo del nostro territorio con quello commerciale, quindi come stanno andando avanti le sinergie e quindi i rapporti di collaborazione che si stanno andando a creare e che si creeranno per il futuro. Quanto riguarda quindi sempre la parte commerciale. Poi, se qualche consigliere, adesso nella discussione lascio la parola a voi, così ci sono ulteriori suggerimenti di materie da trattare, ma anche di risoluzioni da fare per il dopo estate, ci mettiamo d'accordo, ne parlate adesso, poi ci mettiamo d'accordo e le costruiamo, poi appena rientriamo mi segno le cose e così le costruiamo insieme. Grazie. Allora, consigliere Bedoni, prego. Consigliere Bedoni. Sì, grazie. Sì, volevo fare solo un piccolo appunto, ne avevo parlato già con lei, però credo sia giusto riportarlo alla commissione per i lavori futuri, e che secondo me noi abbiamo una necessità, specie sul quadrante EUR, per tutte le competenze che abbiamo, di fare in modo che praticamente si costruisca un equilibrio tra le attività commerciali, e parlo delle commerciali nel senso di tutte quelle strutture che abbiamo all'EUR, si vedano per esempio le torri che sono in ristrutturazione, o addirittura l'ex palazzo Unicredit ad Ataturk, via dicendo, e fare un ragionamento per quel che concerne la sostenibilità di queste, dato che sono in via di ristrutturazione e di rilancio, la sostenibilità di questa all'interno di un territorio, perché come al solito l'EUR, che è prestigioso, che è centrale, che è ben collegato, che è facilmente raggiungibile con i mezzi, però vive questo dramma storico, che da un lato è un vantaggio sempre per le attività commerciali, si vedono i bar, i ristoranti, abbiamo visto lo sviluppo di Viale America in funzione di questo, dall'altro però diciamo che tutto questo impianto commerciale ricasca su un territorio e lo appesantisce di grandiose presenze. Cioè l'Eur è un quartiere che adesso, finite diciamo le pratiche di smart working del Covid, specie per le società statali o parastatali, riporterà all'interno di un quadrante del genere circa 100.000 persone. Questo è un quartiere che ha sempre sopravvissuto a tutto ciò, però credo che questa commissione, anche per le proprie caratteristiche e per le competenze che ha, sia obbligata anche da un certo punto di vista, Presidente, mi passi il termine, a cercare di dare una visione a quel quartiere, al di là degli interventi giusti che noi facciamo giorno per giorno su ciò che accade, ciò che andrebbe sistemato
e via dicendo. E diciamo, se me lo consente, metterei anche da parte per un minuto la tematica del turismo, che a me è estremamente cara, Presidente, per dire che proprio il piano commerciale va inserito in una schematica di sostenibilità, altrimenti questo è molto pericoloso. Tradotto, e lo anticipo e qui chiudo, tutte queste nuove attività commerciali che si vanno a inserire, queste società che raggiungono l'Eur, che sicuramente aggiungono del prestigio a questo quartiere, non voglio essere frainteso al riguardo, devono però, diciamo tra virgolette in maniera volgare, portare qualcosa, cioè nel senso, tradotto, una società che si inserisce in un quadrante del genere e stabilisce che giornalmente porterà, non lo so, 7.000 lavoratori, cioè come li gestisce all'interno del quadrante, come fa a sostenerli? Questo è un tema di cui noi ci dobbiamo preoccupare e far sì che tutto funzioni alla perfezione. Credo che sia un tema un po' complesso, ma affascinante al tempo stesso, che noi dobbiamo sicuramente trattare per l'anno che verrà. Grazie Presidente, chiudo qui. Grazie consigliere Bedoni. Altri consiglieri vogliono intervenire? Se posso, Presidente, se non ce ne sono prenotato, non l'ho visto. Sì, sì, consigliere Iulis, si può? Sì, allora, faceva riferimento al discorso dei plateatici che verranno risistemati quest'anno, cioè inizierà la risistemazione d'agosto delle piazze, no? Va benissimo. Diciamo che nella fattispecie Largo Montanari, naturalmente, è quella che conosco meglio, sul quale abbiamo evidenziato, insomma, quei problemi, per cui lei lo ricordava, è stato fatto anche quell'emendamento in consiglio. Su Largo Montanari era stato richiesto, perché se non ricordo male votammo anche lo inserimmo anche in un documento, non ricordo, però probabilmente forse era in ambiente, adesso non ricordo bene. Su quella piazza c'erano 6 o 8 alberature ad alto fusto che si sono tutte quante seccate, che piantammo noi ormai veramente 12 anni fa, non ricordo più, che si sono seccate, non erano diventate tra l'altro grandi arbusti, perché poi hanno sofferto, chiaro che se non c'è la manutenzione, chi li va a irrigare, eccetera, eccetera. E queste piante seccate andavano sostituite, perché se noi andiamo a mettere la fontana, ma le panchine sono tutte, diciamo, rimosse da terra, non c'è un metro quadro di ombra, chiaramente c'è il rischio che facciamo un boomerang, nel senso che poi la gente giustamente ci parla dietro, cioè questi si sono venuti a mettere bagno chimico, non c'è la possibilità nemmeno di stare seduto su una panchina all'ombra, ecco. Quindi se io non so, poi magari posso fare anche un passaggio con l'ufficio tecnico, però invito anche lei, Presidente, eventualmente a farlo, perché è importante, naturalmente non so nemmeno se poi questo è il periodo giusto, no? Probabilmente sarà ottobre, però ecco, se quantomeno è stato preso in considerazione il fatto di sostituire quelle piante, c'erano anche delle aiuole sul quale c'erano delle associazioni che avevano fatto una domanda per la manutenzione sia delle aiuole che dell'area di Largo Montanari, tra l'altro forse è rimasta in evasa e non ricordo, questo lo dico con sincerità, se è stata fatta addirittura precedente con il Movimento 5 Stelle, quando era il Movimento 5 Stelle al governo, oppure se è stata fatta recentemente. Di questo posso fare verifiche ed eventualmente la faccio inoltrare di nuovo. E quindi diciamo, sistemate quelle aiuole, sistemate le piante, ci sarebbe anche chi l'intorno, abitanti, singoli cittadini o associazioni che magari darebbero una mano a dare l'acqua, a togliere le erbacce quando crescono. Quindi ecco, se si può fare anche questa verifica, nel mio piccolo la farò anch'io, in modo che ci si mette una volta per tutte le mani. Grazie. Sì, consigliere De Iulis, no, avendo la fortuna o sfortuna, non lo so, però in cui è l'assessore nostro di riferimento per quanto riguarda il commercio e anche la delega all'ambiente, quindi
quindi è molto più semplice finché avrà lui la delega all'ambiente di poter comunque chiedere, possiamo comunque chiedere che l'assessore è unico, quindi non abbiamo grosse difficoltà a farlo se è prevista una piantumazione di nuovi alberi, di dove sono secchi si tolgono quelli e si piantano dei nuovi alberi. Questo penso che non sia cosa difficile, perché so che ci sono della possibilità di piantare nuovi alberi, quindi lì dove sono seccati e c'è un'esigenza comunque di mettere, che la piazza è grande, quindi non creerebbero degli intralci questi alberi, ma solo un abbellimento e portare freschezza in quella zona, io penso che non ci siano problemi. Me ne farò carico, parlerò con l'assessore anche oggi pomeriggio quando lo rivedo e gli spiego questa situazione, anche per quanto riguarda riposizionare, visto che andranno comunque a lavorare, di segnalare logicamente di dove ci saranno delle panchine dissotterrate, tolte oppure vandalizzate, verranno sicuramente sostituite, visto che in quello che abbiamo votato, la risoluzione abbiamo votato sulle planimetrie, era previsto quindi un restyling, un abbellimento di quei quadranti, lì dove è previsto i mercati, lì è previsto il sorgere di un nuovo mercato addirittura, quindi verrà sicuramente presa in considerazione, in carico dagli uffici tecnici. Ci stiamo parlando proprio due giorni fa su questo, quindi è proprio una cosa abbastanza recente che stavamo iniziando a riflettere proprio sul partire su queste iniziative, quindi non credo siano cose un po' impossibili. Poi in questi giorni sono anche stato in quell'area, quindi ho avuto modo anche di riflettere sulle sue proposte che aveva fatto nella commissione, quindi un po' ho fatto anche un giro in quell'area, ho visto che è anche abbastanza interessante perché nelle vicinanze c'è un'area verde che è comunale, dove era destinata a delle opere che però poi non sono mai state fatte, datate ormai un po' di anni fa, ho visto una era segnata 2004, un'altra, altre erano nel 2010, quindi opere ormai passate, quindi si deve capire anche l'esigenza e la fattibilità ancora oggi di quelle opere, tra cui una scuoletta e altre cose che devono venire, non so più neanche se c'è quell'esigenza adesso specifica dopo tanti anni. Sono due cose lì, Presidente. Sono due aree, un'area, sì, un'area comunale che è completamente abbandonata, dove io tra l'altro ho rinnovato la richiesta di uno sfalcio all'assessore perché è circondata da case, quindi sì, ti puoi immaginare con l'erba alto... L'altra ala viene manutenuta dai frontisti, da persone che abitano praticamente lì di fronte, lì doveva venire un centro civico, però è un argomento che va ripreso, perché lì invece è con i fondi del consorzio dove devono essere fatte quelle opere, quindi quella rimane, tutta quella serie di villette, quella rimane, il problema è la scuola. Sì, la scuola, che però abbiamo visto lì nelle vicinanze addirittura ci sarebbe una marana, quindi non lo so, la fattibilità oggi come oggi di alcune situazioni del genere, anche perché è un po' cambiata un po' tutta la visione su queste situazioni. Sappiamo benissimo che ci sono una marea di nieghi lì dove ci sono delle aree a rischio idrogeologico, quindi in realtà si deve capire un po' quello che fare, però qui ci sono un bel po' di spazi proprio nelle vicinanze di quella piazza, quindi ci dà grosse speranze che si può fare un buon lavoro per la nascita di quel mercato, perché sono abbastanza spazi, anche se Castel di Leva è abbastanza, la strada è unica, quindi è un quadrante anche abbastanza difficile da muoversi, purtroppo con le tante case che sono state costruite, però lì avendo delle aree di sbocco vicino, quindi potrebbe il mercato essere posizionato lì, potrebbe anche avere poi un successo per il futuro, perché a me interessava guardare questo, oltre al fatto che di altre cose erano secondarie, ma a me interessava poi la buona uscita, se mettere il mercato là è stata una buona idea, penso che sia stata una buona idea, e quindi che i cittadini nel segnalarcelo abbiano avuto anche lungimiranza in questo, nel volere un qualcosa che forse realmente riesce ad attecchire in quella zona, perché ci sono abbastanza spazi intorno, l'ho visto, quindi potrebbe essere luogo di ritrovamento del quartiere e quindi fare anche acquisti, quindi su questo sono d'accordo, quindi vedremo solo la fattibilità che lei aveva evidenziato, se non ci sono grosse problematiche, i vigili non ci danno l'ok, penso che si possa fare un bel lavoro in quella zona, portare un qualcosa di attivo che muova un po' di gente in quella zona, eviti anche di prendere poi le auto a quelle della zona per andare a fare delle spese o andare a fare qualcosa e riportarli all'acquisto all'interno dei mercati, che è quello che noi vogliamo un po' rilanciare come commissione, come assessorato. Allora, se ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire.
consiglieri. Sì, consigliere Cunato, prego. Consigliere Cunato? Consigliere Cunato, mi sente? Mi sentite? Sì, consigliere, può intervenire. Grazie. Allora, ho detto molte cose, sono state già dette, però forse proprio perché siamo alla fine, siamo di una fase che ci porta poi a un periodo di riposo, sarebbe auspicabile anche per una prossima commissione come input avere da parte di chi fa parte della commissione, ma anche chi si può rivolgere al proprio gruppo, una programmazione che poi parta, diciamo, la fine di agosto, i primi di settembre, con una serie di iniziative che magari possiamo inserire nell'ambito delle attività di commissione. Io, per esempio, ce ne avrei 4-5 da suggerire, ma non è che le elenco oggi, le invio magari alla commissione, poi in una sorta di seduta specifica magari si valutano di volta in volta. Detto questo, per quanto riguarda il riepilogo delle attività che abbiamo svolto come commissione in questo periodo, alcune sono state, diciamo, analizzate molto bene, altre invece ho perso proprio la direzione. Mi riferisco per esempio agli avvisi pubblici che avremmo dovuto fare per quanto riguarda le aree verdi, l'attività sportiva che andava svolta all'interno, quello più importante, un pezzo che mi manca, non so a che punto siamo. Mi manca anche tutta la parte relativa praticamente ai temi che abbiamo trattato più volte, relativi praticamente ai sopralluoghi che avevamo detto di fare su alcuni impianti sportivi, se l'ufficio, se la parte tecnica, il dipartimento, l'ufficio sport hanno fatto delle relazioni specifiche sullo stato dell'arte di quei luoghi. Mi manca, per esempio, e lo dico con anche quello che avevamo chiesto per quanto riguarda la parte dei mercati, quali sono praticamente le prossime tappe relative. Anzi, ottimo il fatto che stasera si presenti le nuove, diciamo, i nuovi schemi relativi praticamente alla parte tecnica, che immagino siano stati finanziati con una linea specifica di intervento, e sono state fatte, immagino, dal nostro ufficio tecnico sulla falsa riga di quello che erano i progetti che dovevamo praticamente portare avanti. Mi manca, per esempio, stavo dicendo a proposito di commercio, se il municipio, un dato statistico dei nuovi posti che dovevamo mettere a disposizione e quanti effettivamente ne sono poi stati messi a disposizione degli utenti. Sul turismo, anche qui avevamo fatto degli incontri specifici relativi ad alcune attività e osservazioni, mi sembra che anche qui siamo in attesa di alcune risposte. Io, per esempio, per quanto riguarda l'aspetto del turismo, mi piacerebbe sapere le progettualità che anche con Roma Capitale si intendono portare avanti all'interno del nostro territorio. Mi piacerebbe praticamente fare delle sedute, magari poi le anticipo nella nota che farò alla commissione, sui percorsi turistici e ambientali. Mi piacerebbe sapere quali sono le progettualità per il giubileo 2024 e 2025. Mi piacerebbe sapere all'interno del nostro municipio qual è l'evoluzione di tutta la parte relativa al turismo congressuale. Mi piacerebbe sapere se abbiamo praticamente con la riapertura dei musei, se Roma Capitale e il municipio stia facendo qualche cosa a livello di promozione. Mi piacerebbe sapere una serie di cose che magari solo la commissione può affrontare. Adesso alcune cose io le
le scriverò e le chiederò che vengano trattate, perché spesso ci accorgiamo che siamo in un municipio dove all'interno del nostro municipio c'è una città nella città, e mi riferisco anche all'ente Euro che ci fa trovare già delle cose belle pronte e magari non ne sappiamo nulla, oppure se ne sappiamo se ne sappiamo qualche cosa lo sappiamo a posto, non prima. E si potrebbero trovare delle sinergie a livello territoriale, a livello diciamo di Roma Capitale e a livello di altri enti. Questo è un po' il sunto. Grazie consigliere Cunato, ma lei rispondo a grandi linee, perché allora per quanto riguarda, prendo solo l'ultima parte un attimino perché è quella più vicina che lei mi ha chiesto, quindi ricordo meglio, poi mi dà una mano lei a ricordare le domande, così le rispondo tutte perché ci sono delle risposte apposite. Allora, per quanto riguarda la parte del turismo, siamo in attesa che l'associazione Franchigena, voi vi ricordate? Presidente, io non è che volevo delle risposte. No, ma se me le dai sono anche, contento. No, ci sono anche delle risposte, quindi è giusto che gliele dia, no? E le dia anche alla commissione, perché ci sono delle risposte che potremmo dare adesso, quindi qualcosa potremmo già toglierlo dalla lista. Allora, per quanto riguarda, noi abbiamo votato insieme alla commissione PNRR, dove lei, anche lei con me all'interno della commissione del commissario, quando ne votammo la via Franchigena, no? Poi la passammo anche alla nostra commissione con quella variante che era la Paolina. Siamo in attesa da parte dell'associazione Franchigena, che riconosce questo nuovo ampliamento del territorio, quindi così faremo sicuramente, come ho detto già, con la commissione PNRR per capire alcune cose per quanto riguarda i fondi giubilari, perché se ne occupa più lei, però riguarda anche il turismo e anche a volte indirettamente anche il commercio e altre cose, quindi è giusto che noi facciamo delle commissioni con loro in modo che il consigliere, che il presidente Ecca, ci informa anche su altre cose, altre novità. E questo già ne ho parlato proprio ieri in consiglio, martedì in consiglio con lui, di iniziare a creare una serie di congiunte per andare a esplicare questa cosa qui. Ecco, per quanto riguarda il turismo, ha ragione per quanto riguarda che all'interno della città c'è un'altra città e che con EUR è difficile andare a creare delle connessioni e delle iniziative di condivisione, perché un po' fa come vuole, questa è la realtà, è avanti agli occhi di tutti, non possiamo nascondere un qualcosa che è visibile ed è palpabile, cioè purtroppo abbiamo quest'ente all'interno del nostro territorio che fa un po' come vuole, questo è un dato di fatto, non riusciamo anche la nostra buona volontà di creare delle connessioni, noi il nostro ce lo mettiamo, e lo sapete anche voi, abbiamo fatto più volte richiesta alla commissione, un paio di volte sono venuti, ci hanno detto delle cose, però poi non riusciamo proprio ad avere un seguito con loro perché fanno un po' come vogliono, questa è la realtà. Direi serve o non serve l'ente Euro all'interno del territorio, questo la mia opinione è no, però c'è, e quindi dobbiamo cercare di convivere, capire un po' come creare le sinergie, perché per alcune cose veniamo ascoltati, per tante cose proprio non ci calcolano proprio, questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda invece, e volevo dire anche un'ultima cosa, a breve si installerà per quanto riguarda, voi vi ricordate, facemmo quella risoluzione per il banco tipo, ci sarà il primo banco tipo tutte queste installazioni fisse che avevamo, che sono eredità di licenze ormai datate di più di 30 anni, 30-40 anni, se non oltre, e quindi ci sarà la prima postazione che verrà riposizionata all'interno del nostro quadrante nell'area commerciale dell'Eur, ci sarà la prima postazione che avrà il banco tipo che gli è stato imposto dagli uffici tecnici, quindi farà il suo primo banco tipo, quindi assisteremo finalmente alla realizzazione per primi di questo banco tipo, siamo i primi in tutto il territorio di Roma ad aver portato avanti questa cosa e quindi aver messo un piede fermo su questa situazione, quindi tutte le postazioni fisse andranno verso la realizzazione del banco tipo, che è quello che poi ne votammo e facemmo all'interno della risoluzione, quindi volevo dire anche questo inciso, quindi penso che sia verso la fine di luglio, quindi ci sarà questo primo posizionamento in struttura fissa del banco che noi abbiamo votato, quindi si sta andando avanti le cose che noi abbiamo fatto. Io di questo sono contento, perché da parte dell'ufficio tecnico si è messo un fermo e si sta portando avanti quella che era la nostra linea di commissione. Per quanto riguarda le altre cose che le ha enunciato, consigliere, si sta muovendo qualcosa, per esempio per quanto riguarda sempre il turismo, io accennai l'altra volta, penso che a settembre faremo la
la presentazione di quello che sarà il Tevere, la riqualificazione del Tevere per quanto riguarda le sponde che vanno alle spalle dello Sheraton. C'è un progetto da parte di un'associazione che già è stato approvato da noi, è stato già, ci piace questa idea di fare una pedonalizzazione, una ciclopedonalizzazione da parte che parte da Laurentino, dove sta il nostro municipio, diciamo Ignazio Senecento, e arriva proprio su quell'area che noi poi vogliamo andare a riqualificare con l'Università di Architettura, un altro settore Università di Architettura della Sapienza, quanto riguarda le sponde del Tevere, con un progetto che è veramente stupendo, anche ecosostenibile e con materiali di generazione, quindi un progetto veramente futurista, ma anche impatto ambientale zero e non invasivo su quelle sponde, quindi studiato veramente fatto bene, che io mi stavo occupando un paio d'anni su quella progettazione insieme all'università, una cosa che ho portato io avanti prima che ero consigliere, prima di essere stato eletto consigliere, quindi è un progetto che è in me da moltissimi anni e che finalmente siamo riusciti a mettere tutti sullo stesso tavolo e quindi stiamo cercando di portare avanti, e quello sarà un progetto veramente ambizioso che spero venga portato avanti poi anche da Roma Capitale, perché logicamente non è una cosa che possiamo fare solo noi del nostro municipio, potessimo sarebbe il massimo, quindi questa cosa qui per quanto riguarda il turismo. Per le altre tematiche si sta aspettando da parte degli uffici tecnici delle relazioni, come già ho detto. Quando avrò queste relazioni, ieri ho visto il direttore e ho chiesto di relazionarmi su alcune cose. Quando chiuderemo quelle relazioni, in quel file che abbiamo aperto, che lei ha ripreso adesso nel suo intervento con Consiglio Cunato, io posso tranquillamente avvisarvi e rivederci in una commissione in modo da trattarne insieme agli uffici e quindi capire anche quale sarà il futuro di quelle strutture sportive. E poi, per quanto riguarda i bandi, siamo in attesa, questa è una delle ultime notizie, siamo in attesa, che sa benissimo che il governo aveva dato l'ok alla creazione di nuovi bandi, no? Per quanto riguarda i nuovi bandi commerciali. Purtroppo c'era sempre la mannaia per quanto riguarda della proroga, no? Che era fino al 24, diceva di iniziare o non iniziare, c'è una diatriba. Comunque l'assessora Lucarelli, che è l'assessora capitolina al commercio, ha inviato una nota al ministro che se ne occupa la materia del commercio, chiedendo dei chiarimenti. Se il ministro ci risponde in tempi rapidi dicendo fate immediatamente i bandi, noi siamo già pronti, cioè ho parlato con gli uffici nostri del commercio, loro sono già pronti a far uscire il bando nell'immediato, cioè domani l'assessore Lucarelli riceve risposta dal ministero e il ministero ci dice chiaramente, perché l'ha detto per via telefonica, ma sa benissimo consigliere che per telefono verbo volant, no? Scrittum rimane, quindi sa benissimo che noi invece volevamo un qualcosa di scritto, che lui autorizzi a Roma Capitale a partire con i bandi, ma non solo telefonicamente. Quindi a Lucarelli è in attesa. Appena Lucarelli ci dà l'informativa del ministro che gli ha scritto e gli risponde, noi siamo già pronti per i bandi su tutti i posti vacanti del mercato e le postazioni all'interno del nostro territorio. Quindi noi siamo già pronti. Non so gli altri municipi, ma noi siamo già pronti. Se ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire. Consigliere, se volete intervenire, fare altre domande. Consigliere Cunato, la mano era di prima? O deve intervenire? No, era per dire che quelle che ho tracciato sono alcune. Io farò una nota, così come ho detto prima, un po' più dettagliata, sia delle cose che diciamo sono in itinere, che in parte aveva già detto, ma anche delle cose che secondo me andrebbero affrontate, e faccio dei riferimenti specifici proprio a delle attività che di cui la commissione ha competenze, che magari proprio per il poco tempo, perché questa è una commissione un po' ampia e anche anomala, che c'ha il commercio, c'ha lo sport, c'ha il turismo, c'ha i grandi eventi, c'ha tutta la parte relativa al rapporto anche con una serie di
entità che stanno nel nostro territorio, per cui l'elenco da delle attività che potremmo affrontare sono diverse. Per esempio, mi piacerebbe, per esempio, entrare nella e capire, perché tra l'altro ne abbiamo anche la competenza specifica, che cosa sta succedendo al patrimonio sportivo che sta nel nostro territorio, che è oggetto praticamente di ristrutturazione. Mi riferisco sempre a quello che è l'ente EUR relativo praticamente al palazzetto dello sport e altre entità. Mi piacerebbe sapere quali sono i programmi sulla parte museale. Mi piacerebbe sapere che cosa sta succedendo intorno al laghetto, perché ci sono una serie di investimenti per ripulirlo, rigenerarlo, addirittura qualcuno dice renderlo balneabile. Mi auguro di no, perché già oggi è in quella situazione. Immagini se diventa una spiaggia il laghetto dell'Euro, con magari gli ombrelloni e le sedie di qualcuno. Mi piacerebbe sapere perché praticamente non siamo mai a conoscenza di un calendario degli eventi congressuali, perché gli eventi congressuali dovrebbero integrarsi con gli eventi territoriali. Le faccio un esempio banale, forse lei non lo sa, ma ieri c'era la conferenza programmatica della Formula E, in cui erano praticamente invitati tutti gli organizzatori delle 15 tappe della Formula E a Roma, con successivo poi, diciamo, incontro di tutti gli organizzatori, non le case automobilistiche, non i team, non, diciamo, gli attori principali, ma gli attori che gestiscono praticamente la logistica, che gestiscono praticamente il turismo, che gestiscono l'evento, che fanno da collante tra la FIA, la Federazione Internazionale, e il territorio. Ieri c'era questa riunione che è durata praticamente diverse ore. Io, per esempio, ho appreso delle cose che sono rimasto sbalordito. La tappa italiana, io ripeto, questo non deve essere una discriminante, ma è un fatto positivo. Io ho sempre creduto che la Formula E fosse l'unica cosa positiva che hanno fatto, che si è fatta nella precedente amministrazione come idea, quindi la reputo un fatto molto, molto positivo. Quando vengo a sapere che la penultima delle 15 tappe, come numero di partecipanti, 420.000 persone che partecipano attivamente all'evento, è praticamente quella di San Paolo del Brasile, e noi siamo la ultima, e la prima muove 1,5 milioni di persone, ma non 1,5 milioni di spettatori, 1,5 milioni di turisti, di persone praticamente che operano nell'ambito dell'evento. Quando vengo a sapere che la Formula E a Roma dura 4 giorni e a San Paolo del Brasile dura 20, perché è integrata al carnevale, è integrata a una serie di eventi che la rendono praticamente unica al mondo come a livello di partecipazione. Quando mi accorgo che praticamente intorno a un evento c'è praticamente un lavoro della municipalità, dell'ente del turismo, della regione, del governo, del sindaco della città, e qui praticamente sfido chiunque a dirmi che addirittura non sa nemmeno che c'è l'evento, se non lo vede dalla chiusura delle strade, dal fatto che qualche commerciante si lamenta, dal fatto che praticamente forse ne parliamo una volta 5 minuti in una commissione. Mi sembra che ci sia una bella differenza
di gestione, e questo era riferito al, non tanto alla Formula E, era riferito praticamente al collante del programma che c'è dentro la nuvola, che c'è praticamente intorno all'Euro, a livello congressuale. Sapete che avremmo due o tre eventi a livello mondiale nei mesi di settembre, ottobre, novembre. Naturalmente il municipio non sa nemmeno che esistono, né tantomeno si prepara, dice, ma che cosa potrebbe fare il municipio? Ma non lo sa nemmeno il comune. Deve trarre vantaggio e far sì che praticamente quei momenti siano momenti significativi dal punto di vista economico per i commercianti, per chi praticamente muove l'economia locale, per far conoscere la città e il luogo dove si abita meglio, perché magari poi la gente per quel tipo di evento ci torna in un secondo momento, per far conoscere le bellezze. Fra un po', lei lo sa perfettamente, a febbraio dovrebbero riaprire praticamente, una parte già sono funzionali, i musei. Io, se non è turismo questo, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando praticamente del nulla. Era questo il senso di dire, magari dovremmo incidere di più, magari pur non avendo la forza, perché siamo solo la commissione del nono municipio, sollecitando anche praticamente quello che è il comune di Roma, che a parte un paio di personaggi che tirano giustamente, lo fanno perché qualcuno gli lascia spazio a farsi i selfie con i cantanti, gli attori, prima e post i concerti, e mi sembra che se lo fanno vuol dire che nessuno c'è intorno, e quindi lo fanno anche in rappresentanza della città, e mi sembra veramente poco, con quella che dovrebbe essere una pianificazione turistica non solo a livello micro, quindi del municipio, del quartiere, ma anche della città, della provincia, dell'area metropolitana e di quant'altro, una sinergia con i municipi vicini, tipo quello, il decimo che c'è il mare, tipo l'undicesimo che c'è la zona fieristica. Vabbè, erano soltanto degli spunti che naturalmente rimarranno come tali. Grazie. Grazie consigliere Cunato. Sì, non è dubbio che quanto riguarda la Formula E, noi non siamo una parte attiva ed è sul tavolo, quindi questo è un dato di fatto, ma è stata forse una scelta di chi ha impiantato per primo questa cosa all'interno di Roma Capitale, quindi lì per primi abbiano creato queste connessioni, abbiano portato la Formula E. C'è stato forse una loro dietrologia di creare delle parti attive e delle parti non attive, e noi come municipio sicuramente non siamo una parte attiva, questa è la realtà, nessuno nasconde una cosa del genere. Noi so però di certo che anche tramite il vicepresidente Gregori in questi periodi, in questi giorni, ha avuto un serrato incontro col gabinetto e con il sindaco Gualtieri proprio sulla tematica della Formula E, perché in realtà tante cose non è che garbano o piacciono, perché in realtà il nono municipio resta ben poco, poche briciole. Noi invece in realtà Roma vende alla FIA, alla FIE, vende un brand internazionale mostruoso, tra cui a noi non può rimanere solo l'OSPE, cioè mi sembra veramente una cosa marginale di poco conto, quindi mi sembra veramente che non lasci nulla poi di effettivo sul nostro territorio, ma su Roma principalmente, ma sul nostro territorio ben poca roba, quindi la realtà è questa e si sta riflettendo proprio su questo, e quindi c'è un anche con l'assessore onorato c'è un interscambio, c'è stato un forte interscambio in questi periodi in cui c'è questo impatto della Formula E sul nostro territorio, proprio di cercare di capire la formula così com'è stata creata, va bene,
e ci stiamo facendo una serie di domande, e quindi porteremo avanti quella che è la nostra idea di cosa debba fare e cosa debba fare il nono municipio nei confronti di questo evento, che ha un evento internazionale di grosso impatto, ma non può lasciare un evento che per ogni tappa che si muove investe, cioè nello spostamento, nel coso, porta avanti milioni e milioni di spese, non può essere per la FIA sul nostro municipio 150.000 euro di ospite. Questo è inammissibile. Quindi io penso che si debba rivedere un po'. Ho visto che ci sono degli spiragli, l'assessore Gregori ha aperto degli spiragli enormi all'interno del gabinetto, ma anche lo stesso assessore Onorato, quindi io penso che il futuro sia un po' diverso, quindi quindi il futuro sarà un po' diverso, e quindi pensiamo che vada rivista un po' la formula E anche all'interno del nostro quadrante. Cioè, dobbiamo cercare di portare a casa dei margini, dei risultati molto più alti rispetto a quelli che sono, e rispetto proprio all'essere sul tavolo la parte più passiva all'interno di questa organizzazione. E invece poi siamo la parte attiva, perché in realtà è quella che riceve l'impatto totale dell'evento. Quindi in realtà si sta lavorando un po' su questo. Quindi questo lo posso dire chiaramente alla Commissione, si sta pensando proprio a questo, quindi cercare di marginalizzare, portare il possibile sul nostro territorio, anche per l'impatto che questo grande evento poi fa ricadere sui nostri cittadini. Cioè, non basta solo una lettera del sindaco che si scusa per il disagio e fa altro, ma forse dobbiamo iniziare a pensare anche a un qualcosa di più. È un ruolo attivo molto più principale e di perno forse del nostro municipio. Quindi questo, si sta lavorando su questo, consigliere Cucunato, sicuramente lavoriamo su questo, e quindi sicuramente cercheremo di portare avanti una linea un po' diversa per quanto riguarda anche la formula E. Allora, se ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire, se no io le varie eventuali, intanto il punto penso sia esaurito, le varie eventuali le faccio continuare la commissione al vicepresidente, quindi al consigliere Corrente, quindi io lascio per i verbalizzanti, lascio la seduta alle 10.38, grazie. Grazie Presidente. Allora, sì, abbiamo ascoltato l'ampio dibattito sulla programmazione, sembra siano emerse anche indicazioni comunque in qualche modo interessanti e da seguire e da sviluppare soprattutto. Chiedo per le varie eventuali se esistono delle problematiche ulteriori da segnalare, magari più immediate, ecco, più di pregnanza immediata che non programmata. Mi avete sentito? Io sì. Sono con le ok, perché sennò sono con le cuffiette, sono in ufficio, quindi c'è una... Ok, non avevo un ritorno. La sentiamo. Non di fiamma, ma audio. Abbiamo posta, per caso? Manuela? No, vicepresidente, no. No? Allora, a questo punto direi che possiamo esaurire gli argomenti alle 10.40 e chiudere la commissione. Interrompiamo la registrazione.